L'Università di Verona si sta impegnando da 6 anni nell'organizzazione di un corso di perfezionamento per esperti promotori della mobilità ciclistica. Quindi la nostra iniziativa del tutto innovativa, che mette insieme molte competenze universitarie e le colloca in un ambito assolutamente nuovo ed importante come lo è la mobilità ciclistica per le singole persone, ma anche per tutta una società in grande evoluzione. Parlare infatti di mobilità ciclistica non vuol dire solo banalmente dire usiamo la bicicletta invece dell'auto, che già di per sé sarebbe una cosa molto importante, ma vuol dire porsi problemi di tipo urbanistico, di tipo architettonico, di costruzione meccanica dei mezzi, di organizzazione delle persone, di utilizzazione del territorio e poi, in ultimo, ma certamente non meno rilevante di quelli già citati, della qualità della vita e della salute delle persone. Il corso universitario è stato organizzato in 10 giornate, di cui 6 in aula e 4 in bicicletta. Nel nostro corso trattiamo prevalentemente i seguenti ambiti: aspetti tecnici, cioè la pianificazione della mobilità ciclistica nelle città, le piste ciclabili come sono fatte, poi c'è tutto il tema del cicloturismo, per cui la pianificazione delle direttrici nei territori, ma anche tutto il tema del turismo e l'indotto del cicloturismo nei territori. Poi ancora si parla di codice della strada, si parla di processi di governance. I processi di governance sono le modalità con cui i vari attori di un territorio individuano delle idee condivise. Ecco, poi ancora si parla di salute, perché la bicicletta fa il bene della salute delle persone e delle città. Ecco, in tutto questo contesto viene fatto nelle 6 giornate di insegnamento in aula. Oltre alle 6 giornate in aula, facciamo 4 giornate in bicicletta che noi definiamo i luoghi di eccellenza. Iniziamo andando a Mestre, dove la rete ciclabile urbana di Mestre è una cosa molto ben strutturata e molto funzionale. Un'altra giornata la passiamo a Bolzano, dove anche lì c'è una lunga storia di promozione della mobilità ciclistica e di infrastrutture con la segnaletica adeguata, eccetera. Poi ancora invece passiamo al cicloturismo, sia nella zona delle Garda, dove c'è tutto il sistema delle terre del Custozza, il Mincio, eccetera. E finiamo con l'ultima giornata in Valsugana. Dal titolo esperto promotore della mobilità ciclistica, ha la funzione di far conoscere alle persone sia le competenze tecniche che anche vedere e vivere di persona come ci si comporta, ci si muove nelle belle città e nei bei territori cicloturistici e quali sono i servizi a servizio del cicloturismo. Marco, questo corso che è giunto quest'anno alla 5ª edizione, puoi dirci quali sono le prospettive attuali? Sì, su 99 persone che hanno frequentato il corso, circa la metà
e stanno svolgendo due grandi aree di interesse, il profit e il no profit. Noi cercheremo adesso di tenere queste persone molto aggregate tra loro attraverso degli incontri appositi, attraverso un'associazione, affinché proprio ne nasca una figura professionale che venga riconosciuta come valore e competenze, ma sia anche conosciuta e pertanto venga ricercata e venga affidati i loro lavori e per migliorare le città come competenze. Successo che ha avuto in questi anni il corso è stato per l'università l'aspetto più rilevante, che ci ha stimolato non solo a continuare questa esperienza, ma anche a svilupparla, a sostenerla con attività di ricerca, compiendo appieno il ruolo dell'università, che è quella di fare ricerca, di fare didattica, ma anche di occuparsi in qualche modo della società civile in quella che viene chiamata terza missione. Hai fatto questo corso? Che cosa ti ha spinto a farlo? Ho ritenuto fosse importante qualificare oltremodo il muoversi secondo le regole che la bicicletta comunque richiede, oltre ovviamente a un concetto di cultura civica, di rapporto con la città, di rapporto con la strada, che oggi si fa sempre più impellente. Qual era il tuo obiettivo all'inizio del corso? Che cosa ti eri prefisso? Allora, il mio obiettivo all'inizio del corso era fare in modo che la bicicletta non fosse solo lo strumento con cui andavo e tornavo dal lavoro, ma che divenisse il mio lavoro. E in questo corso mi ha dato le basi per poter pensare a una cosa del genere. Consiglieresti quindi questo corso? Direi di sì, se una persona ama la bicicletta e ci vuole fare un'attività o comunque vorrebbe costruire una promozione sulla bicicletta, sì. Quali erano i tuoi obiettivi all'inizio del corso? Gli obiettivi all'inizio del corso per me erano ampliare le mie conoscenze nel mondo del ciclismo e vederlo sotto un aspetto più sociale, più legato alla mobilità ciclistica urbana, oltre che all'aspetto sportivo che diciamo conosco un po' meglio. E l'obiettivo appunto di quest'anno era quello di portare a casa delle conoscenze in più da poter condividere nel mio lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni, prendermi conto delle problematiche che ci possono essere riguardanti la bicicletta in ambito urbano e per appunto ampliare quello che dicevo prima, le mie conoscenze oltre all'ambito sportivo. Nell'ambito della bicicletta, di cosa ti occupi e cosa intendi nell'ambito del sociale? Faccio parte di un gruppo di persone che va in mountain bike da tanti anni e faccio parte di un'associazione che si occupa invece di promuovere la bicicletta nell'ambito del territorio romano. E sto preparando tutto quel terreno che manca, quindi dalla cultura della bicicletta al fatto che i nostri figli in qualche modo possano capire che forse a scuola è meglio andarci con la bicicletta che col SUV della mamma. Quali sono le competenze fondamentali che hai acquisito in questo corso? Allora, in questo corso sicuramente la cosa principale è che ho conosciuto tantissime persone del paese con competenze differenti, poi anche delle competenze tecniche, un po' come la viabilità nelle città, come studiarla, come
anche come approcciarsi alla pubblica amministrazione, magari per collaborare e cercare di contribuire a fare la differenza. Cosa porterai di questo corso nel tuo lavoro? Spero tutto, nel senso che già a livello personale è stato molto positivo, perché ho conosciuto comunque degli aspetti della mobilità ciclistica che prima non conoscevo. Spero proprio di portare la tecnica, la pianificazione della ciclabilità, cioè quindi farlo proprio come mestiere, insomma.